Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vorrei parlare brevemente di una questione che viene fuori spesso, nel senso che frequentemente vengo contattato da persone che si sono avvicinate alla divinazione da poco e che si trovano ad avere a che fare con un fastidioso problema. Ovvero, frequentemente al termine di una seduta con i tarocchi in particolare, ma in generale dopo una seduta di divinazione, avvertono stanchezza, mal di testa, sonnolenza, spossatezza in generale. Tutti questi disturbi, assolutamente temporanei, sono piuttosto diffusi sia tra chi pratica da tanto tempo ed ha una certa esperienza, e sia tra chi è all'inizio di queste pratiche. In poche parole, questi disturbi si verificano perché durante la seduta con i tarocchi, le sibille o altri strumenti divinatori, noi impieghiamo una certa quantità della nostra personale energia. Come dico sempre, ricordiamoci che i tarocchi fondamentalmente sono un mazzo di carte, sono uno strumento che funzionano in associazione con la nostra energia personale, la nostra sensibilità, il nostro intuito e così via. Ora, è chiaro che se la seduta è piuttosto impegnativa, oppure se ci mettiamo al tavolo con le carte, ci impegniamo in una lunga seduta di divinazione, automaticamente questo richiede un dispendio energetico da parte nostra non indifferente, che può in alcuni casi appunto lasciarci al termine della seduta stanchi, affaticati, assonnati, oppure può sopraggiungere un certo mal di testa, un senso di pesantezza alla testa. Questa cosa non deve preoccuparci, perché sta a significare soltanto che la seduta è stata piuttosto impegnativa e quindi provvisoriamente abbiamo un calo di energia in generale. In questi casi non bisogna fare altro che mettere via gli strumenti divinatori, poi possiamo fare un bel bagno rilassante, magari successivamente possiamo concederci un riposino, qualche ora di sonno, oppure se ne abbiamo voglia possiamo uscire a fare una passeggiata, in modo da scaricare anche eventualmente lo stress accumulato durante la seduta. Oppure, se ci piace, possiamo, dopo aver fatto un bel bagno rilassante e purificante, accendere qualche candela, qualche incenso, mettere un po' di musica rilassante e abbandonarci al relax. È vero che sono disturbi magari fastidiosi, ma sono del tutto temporanei e destinati a passare nel giro di poche ore. Però, nel momento in cui avvertiamo questi disturbi, dobbiamo immediatamente sospendere la seduta, in quanto sono segnali che il corpo ci manda avvisarci che siamo in deficit energetico. Questo praticamente è anche un po' il motivo principale per il quale è sconsigliato passare troppe ore al giorno a fare divinazione. Qualche consiglio che posso darvi? Innanzitutto evitare di praticare divinazione se già in partenza non ci sentiamo pienamente in forma, se abbiamo mal di testa, se abbiamo qualche dolore muscolare, se siamo influenzati, se abbiamo la febbre, oppure se ci sentiamo in generale stanchi, assonnati, perché magari la notte precedente abbiamo dormito poco o male, stando a capire se fisicamente e mentalmente siamo in condizioni accettabili in quel momento per poter praticare la divinazione. Questo quando facciamo le stesure e siamo da soli. A maggior ragione invece se il consultante è presente e partecipa alla seduta, è ancora più importante evitare le stesure se siamo già stanchi o abbiamo già dei disturbi in atto. E soprattutto al termine della seduta provvediamo sempre a ripulirci alla meglio da eventuali energie negative che abbiamo potuto assorbire durante la seduta. Purtroppo capita che la persona che abbiamo di fronte a volte si lascia prendere la mano e ci racconta tutti i suoi problemi, tutto ciò che la affligge, e in questo modo, soprattutto se non siamo ben schermati, finiamo con l'assorbire questa negatività che va via, come detto, già con un bel bagno rilassante, ad esempio, oppure con un eventuale rito purificativo, a seconda delle vostre abitudini. Tutto qui, nulla di grave e di preoccupante quindi, ma dobbiamo fare in modo di evitare questi spiacevoli disturbi per poter utilizzare le carte, ma in generale un po' tutti gli strumenti divinatori, senza incorrere in questi spiacevoli fastidi, che come detto sono sempre e comunque passeggeri. Se avete altre domande scrivetemi pure sotto nei commenti. Intanto vi auguro una buona e sana divinazione. Al prossimo video. Ciao!